La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dio si è manifestato in Cristo come colui che sempre perdona. Fiduciosi di essere esauditi, invochiamo la sua misericordia. Thank you.
Gesù Cristo. Come è nostra tradizione, un piccolo pensiero di meditazione, giusto per connotare questo momento che stiamo vivendo. Questa realtà, che è tutta nostra e che ha come significato il ripercorrere la strada di San Ciriaco, ce lo ha ricordato il Vescovo di Lungro venerdì sera, vuole anche essere una vicinanza a lui in una dimensione della sua vita, la prima dimensione della sua vita, che è stata quella dell'anacoresi, della solitudine in una grotta. Non è vero quello che diciamo nella nostra tradizione, no? Che era bambino, andava alla grotta, poi tornava a casa. Non se ne andava da grotta. Era la sua casa, ma non tanto per erigere ad abitazione una grotta, ma perché faceva parte dell'esperienza della fede l'idea della solitudine, per poter trovare di più il Signore, nella solitudine e nella penitenza, come ho detto stamattina, privandosi di tutto se non dell'essenziale. Se ci fate caso, facciamo un po' il contrario. Solitudine niente, perché siamo tutti insieme, anzi, siamo tanti oggi, no? Penitenza, non ne parliamo proprio, quello che succede là sotto. Ma non è questo. Ognuno di noi troverà le sue forme per fare penitenza e per partecipare di questa dimensione della vita di San Ciriaco, l'anacoresi. Quello che conta è che nella fede noi sentiamo, primo, di partecipare alla sua vita. Facendo questo breve tratto di strada verso la grotta, vogliamo partecipare a quella che è stata la sua strada e chiedere a lui di infondere nei nostri cuori il gusto dello stare un po' da soli e del riflettere sulla nostra vita. Stamattina a messa dicevo che il senso delle nostre colpe, il bisogno di avere perdono, la misericordia di Dio passa attraverso il fatto che ci fermiamo un attimo e rientriamo dentro noi stessi. Ecco, andando alla grotta, vogliamo chiedere a San Ciriaco di darci il gusto del silenzio per assaporare i doni di Dio. Primo fra tutti la misericordia, il perdono dei nostri peccati. E poi, come ci ha ricordato il Vescovo di Lungro, l'amicizia, la pace, l'unità. Se San Ciriaco vedesse, e ce lo ha chiesto quella sera se vi ricordate, tutte le nostre inimicizie, le maldicenze, l'invidia, che parliamo male l'uno dell'altro, secondo voi sarebbe contento? Ve l'ha pure chiesto quella sera. Secondo voi non sarebbe affatto contento di come ci comportiamo gli uni nei confronti degli altri. E allora questa strada sia anche un po' un piccolo impegno a volerci un po' più bene, a vivere nella pace e nella serenità, che sono doni di Dio, e Lui deve pregare tutti i giorni per noi, per il suo popolo, perché siamo Suoi concittadini, per darcela questa pace. Preghiamolo anche per tutti coloro che stanno male, per i sofferenti, per quelle persone che oggi piangono due volte, primo per il dolore, per la sofferenza, e poi perché vorrebbero essere qui. Ho visto che molti gli cadevano le lacrime quando è uscito San Ciriaco. Quella è solo emozione. Per tanta gente è la nostalgia dolorosa per la condizione che vivono, e chissà quante ce ne sono. Non dimenticatevi i nostri morti. Prima o poi dovremmo decidere di dedicare una delle messe dei giorni di San Ciriaco a tutti i morti, almeno quelle dell'anno, no? E nominarli uno per uno. Probabilmente l'anno prossimo lo faremo. Perché loro dal cielo ci vedono, ci proteggono e ci guidano, ma sicuramente capiscono quello che io vi sto dicendo. Nemmeno io lo capisco, però loro lo sanno, che tutto ciò che hanno fatto in vita serve per la vita eterna. Che San Ciriaco vi benedica e illumini i passi di ognuno di noi, come stamattina ci guida in questa strada verso la grotta.
Sia lodato Gesù Cristo. Viva San Giuliano! E tanto che voglio cantare, finché la vita ci voglio lasciare. Oscalo, il barone della contrada, viva, viva San pastorale che tiene in mano, quante volte l'invochiamo. Il pastorale che tiene in mano, quante volte l'invochiamo. L'invochiamo con devozione, Santo Ciriaco il protettore. La invochiamo con devozione, Santo Ciriaco il protettore. Dalla tua grotta si vede il mare, o oh San Ciriaco tu vada aiutare. Aiuta tutti sti pellegrini che ti stanno a te avvicini. Aiuta tutti sti pellegrini che ti stanno a te avvicini. E oggi è l'ultimo giorno e che festa che sarà. E oggi è l'ultimo giorno e che festa che sarà. Al nome delle stelle sciogliate le sue bionde capelle. Sono fatti anelle, anelle, Santo Ciriaco quando sei bello. Sono fatti anelle, anelle, Santo Ciriaco quando sei bello. Sei bello e sei amoroso, sopra il suo trono mi raccomando. Sei bello e sei amoroso, sopra il suo trono. Lo padre di tutti quanti, se bello e se galante, se lo padre di tutti quanti, se bello e se divino, protettore di buon vicino, se bello e se divino, protettore di buon vicino. Più di 100 anni sono passati, casi stato un'argentata, più di 100 anni.
d'estate se è stato un argentato. E a Napoli se è stato, un argentato. Per mare si è passato, nel trafo se ne è bagnato. E per mare si è passato, nel trafo se ne è bagnato. Nel trafo se ne è bagnato, viva Santo Ciriaco. Nel trafo se ne è bagnato, viva Santo Ciriaco. E da sopra lo paese, suonano le campane. E fanilla Santo Ciriaco, e fanilla per carità. Fanilla Santo Ciriaco, e fanilla per carità. Falla presto e non tarda, case sante la puoi far. Falla presto e non tarda, case sante la puoi far. Falla presto e non tarda, Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per intercessione di San Ciriaco Abate, ci benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo. Trovato. La cappella, la girata, Santo Ciriaco, l'hanno trovato.
una bellissima giornata, una giornata di devozione, di fede popolare, all'insegna dell'amore per il nostro santo protettore, ma anche della condivisione e dell'amicizia tra di noi. Come parroco non posso essere che contento. Una buona giornata davvero per tutti quanti e per coloro che amano San Ciriaco. Beh, oggi è una giornata molto importante per la comunità di Buonvicino, ma non solo. È straordinario oggi perché ci troviamo qui a vedere una presenza di persone che vengono da fuori, di tutti i comuni del nostro territorio. Oggi è una giornata importante per quanto riguarda la tradizione, per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda un evento straordinario che si ripete ogni anno, il 17 di settembre, che è la festa del nostro santo patrono, San Ciriaco Abate, un monaco basiliano. Beh, oggi possiamo essere soddisfatti perché probabilmente non solo nei giovani, ma anche c'è un recupero attraverso gli anziani, che è la presenza, lo testimonio di una situazione in cui una società complessa come quelle di oggi, dove mancano i principi, i riferimenti, trovare un punto oggi tutti uniti intorno a questo santo, un santo particolare, un santo delle gente, un santo dei popoli. Per inciso dire che San Ciriaco è stato chiamato a Costantinopoli, lì forse ha fatto vedere la sua forte fede, la sua forte potenza a nome e per conto di Dio, ha fatto un miracolo. E da lì ne è derivata una tradizione che dura da 1000 anni e si ripete qui alla grotta di San Ciriaco. Quindi tradizione, fede, e questo è quello che a noi ci deve confortare. Oggi diciamo che probabilmente è il riavvio di una nuova situazione, di un nuovo percorso che ci deve vedere tutti quanti assieme e tutti quanti uniti. E questo messaggio deve partire anche all'esterno, a tutta la gente del territorio, a tutta la gente che viene perché è devota a questo santo. Al di là di quelle che può essere la devozione, il divertimento, il mangiare, perché no, dopo anche una buona mangiata con tanta soddisfazione per il corpo, ma ritengo che la gente è qui esclusivamente per una questione di spirito, per una questione di devozione e, la cosa più importante, di fede. Quindi rafforzare questa fede attraverso il nostro santo patrono, questo lui ha sempre voluto e questo noi ci sforziamo di fare. E l'altro messaggio ancora più importante è che la gente che vede, che segue, deve venire sempre di più in questo posto, perché è un posto dove la spiritualità è altissima, dove si tocca con mano e dove ognuno, quando ritorna a casa, ritorna sicuramente con tanta emozione e con tanta fede in più. E questo è quello che noi assolutamente dobbiamo sempre dire e gridare.
Beh, per la verità noi veniamo ogni anno, per noi è una devozione, comunque devo dire una splendida festa in onore di San Ciriaco, che è un santo importantissimo, tantissima gente, ben organizzata, ben fatta. Faccio i complimenti al mio collega Ciriaco Biondi di Buonvicino, l'amministrazione che ha saputo organizzare questa bella festa. E c'è tanta gente anche di Belvedere, perché c'è quasi una simbiosi sotto il nome di Ciriaco tra Belvedere e Buonvicino, quindi ce ne sono tantissime di Belvedere. Io sono contento di essere qui, per la verità vengo ogni anno a omaggiare questo santo e a ringraziare anche il santo che ci debba portare sempre prosperità nelle nostre amministrazioni, sia di Belvedere che di Buonvicino. Ci troviamo qui in questo paesaggio suggestivo, selvaggio, bellissimo per devozione a San Ciriaco, e quando è possibile io con tutti gli amici veniamo ogni anno, anche perché io, occupandomi di gastronomia, facendo lavoro di ristorazione da una vita, anche in questa occasione viene evidenziato un po' un tipo di gastronomia tipica, genuina, naturale, cioè perché ognuno porta delle cose che prepara a casa, dalla carne di capra al baccalà fritto con i peperoni, ai vari tipi di salumi, al pane di casa, alle polpettine di melanzane e quant'altro. Quindi vedere tutta questa gente che immersa nella natura selvaggia trascorre qualche ora in piacevole compagnia, brindando con un buon bicchiere di vino, e poi si divertono ascoltando la musica popolare che proviene dall'organetto, dalla zambogna, dai tamburelli. E c'è molta gente, in modo particolare oggi, fra l'altro essendo una domenica di settembre molto soleggiata, la gente è arrivata veramente a migliaia. Cosa dire? Speriamo di ritrovarci ogni anno qui alla grotta di San Ciriaco per proseguire questa meravigliosa festa. Siamo alla grotta e come Proloco Buonvicino ci fa molto piacere di essere qui, visto le numerose persone che ci sono oggi, le grandi presenze, e questo porta avanti il turismo per Buonvicino. Ci fa molto piacere come Proloco, e questo è un giorno importante. Manderemo le foto su tutti i social, come una manifestazione importante di traino e di interesse da parte anche di cittadini dei paesi limitrofi e di turisti che in questa occasione hanno modo di visitare questo paese, dove esiste una natura incontaminata che fa parte del Parco Nazionale del Pollino.
insomma. Thank you.
stata una giornata straordinaria, una giornata di una grande partecipazione di fedeli venuti da tutto il territorio, anche fuori il territorio, una grande partecipazione dei cittadini del nostro paese. Questa grande oggi è la dimostrazione di questa grande devozione che c'è nei confronti di San Giriaco. Noi tra le altre cose, come amministrazione comunale, puntiamo sulla valorizzazione del turismo religioso proprio in funzione del nostro santo patrono, dove c'è una grande fede e una grande devozione nei suoi confronti. Non a caso abbiamo ristrutturato il percorso che va giù alla grotta, abbiamo dato la possibilità alla gente anche di creare delle aree di picnic. Andiamo nella direzione proprio di valorizzare quelle che abbiamo nel nostro paese. Noi, come ripeto, come amministrazione siamo su queste, lavoriamo in prospettiva, puntiamo sul turismo religioso, anche perché siamo convinti che il turismo religioso darà la possibilità a questo nostro centro storico, a questo nostro bellissimo paese, anche di uno sviluppo economico che si rifletterà anche sul territorio. Quindi questa sua presenza qui a Buonvicino? Dopo il periodo estivo c'è sempre la tappa di San Giriaco, che ormai sono tantissimi anni che noi veniamo qua con mia moglie e con la mia famiglia, tutti quanti a Buonvicino a partecipare a questa festa per il Santo Patrono. Allora, la comunità di Grisolì è venuta a salutare San Giriaco. Come al solito Grisolia viene a salutare San Giriaco ogni anno. Noi siamo da 20 anni, noi ogni siamo qua. Anno. In effetti tutti e due gli elementi hanno contribuito al successo di questa giornata. Un'affluenza così numerosa non la vedevo da anni, per la verità. Oggi tante coincidenze si sono verificate, la bella giornata, probabilmente il giorno festivo, oggi è domenica, quindi una giornata dove la gente si poteva muovere, ma sicuramente anche di far parlare del borgo e di Buonvicino nella sua interezza, quindi non solo delle nostre cose, e stiamo tentando, probabilmente ci riusciremo un dì, a far diventare questo paesino con una maggiore affluenza anche nei momenti in cui non c'è la festa di San Giriaco, che comunque
è una festa molto sentita nei paesi vicinori come Belvedere, infatti loro sono di Belvedere, come Diamante e altri paesi della zona, in quanto San Ciriaco diciamo che è il protettore sì di Buonvicino, ma è il protettore di tutta la zona dell'Alto Tirreno Cosentino e delle zone interne, quindi è un santo nostro. Io comunque vi invito a visitare questo nostro borgo, questo nostro paesello, anche in altre occasioni, è sempre bello, venite da noi. Entrambi, io con il mio canale su YouTube, Enzo Caselli, con un filmato del grande, io dico musicista, perché con l'organetto lui lo fa sviolinare, no? si potrebbe dire, l'organetto, è stato anche campione del mondo di organetto, ho pubblicato questo suo pezzo su YouTube e abbiamo raggiunto cifra, modesta cifra di 1 milione e più visualizzazioni fino a una settimana fa, però stasera guardavamo, ci siamo accorti che sta viaggiando a 2000 visualizzazioni al giorno. Ciò significa che il maestro Alessandro Gaudio è formidabile, eccezionale, quindi grazie a lui col mio canale ho superato solo con il suo video 1 milione di visualizzazioni in tutto il mondo, con messaggi e mi piace dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dall'Inghilterra e da, chiaramente dal Nord Europa. Che dire, la parola a lui, ringraziarlo, ritrovarlo di nuovo nella location di Buonvicino, perché quella ripresa fu sempre un'altra location di Buonvicino, Madonna della Neve, ricorrenza Madonna della Neve. La parola a te, sì. Grazie comunque. Grazie a te innanzitutto, che mi hai anche portato fortuna su questo video, per me è un piacere, parecchi mi contattano su Facebook grazie a quel video e comunque diciamo è sempre bello, perché comunque una volta che ha preso piede il video, come hai detto tu, incomincia a fare parecchie visualizzazioni al giorno e comunque fa crescere anche la notorietà dell'artista presente nel video. Ma sicuramente. Per me è sempre un piacere venire qui a Buonvicino. È la, non mi ricordo, forse terza o quarta volta che vengo qui a Buonvicino. Quindi sei quasi di casa. Sì, ho avuto una scuola di organetto qui che adesso invece ho trasferito a Belvedere Marittimo e niente, stasera ci divertiremo tanto anche qui. Ci farai alla festa. Stasera, cosa sì. Dire? Il fatto dei campionati mondiali, ecco, hai detto è stato campione del mondo, sì, due volte, ora però diciamo che ai campionati del mondo partecipo ma come giurato, quindi non posso più partecipare come partecipante, come esecutore, ma come giurato, anche perché comunque ho anche i miei allievi che continuano a vincere per me, fanno vincere la mia scuola e rendono ancora più noto il nome, ma come scuola di organetto. Questo mi fa piacere, infatti volevo chiederti, ma questi campionati del mondo, europei, italiani, sono dei campionati diciamo riconosciuti dalla categoria? Perché magari molti fanno delle critiche in merito a questo, perché vorrebbero essere magari al posto tuo sicuramente. Beh, penso proprio di sì, ma più che altro, allora, ci tengo a precisare che una volta vinto un campionato mondiale non è come veramente la parola, nel senso la parola campione mondiale, alla fine campione mondiale perché hai vinto quel concorso che viene intitolato campionato mondiale di organetto. E in realtà sì, ci sono due o tre concorsi internazionali importanti, il più importante è quello di Castelfidardo, patria mondiale della fisarmonica, come ben sappiamo. Niente, campione mondiale perché hai raggiunto un titolo che sì, attualmente addirittura riconosciuto dal Ministero della Cultura,
Però ci tengo a dire, non si arriva al top vincendo un campionato mondiale, si incomincia, si raggiunge un traguardo e, come dico sempre io, ogni traguardo è un nuovo inizio, quindi si ricomincia da lì. Bello, effettivamente sì, perché diciamo ti premia per quel traguardo, però ti incita anche devi andare avanti, a continuare a migliorarti e a diventare ancora sempre più bravo. Alla fine, chiaramente avere sempre i complimenti da parte di chi ti ascolta. Sì. Comunque alla fine, ripeto, è anche un peso da portare, perché vincere un titolo del genere, comunque saperlo portare avanti, non è facile, soprattutto ai giorni d'oggi, che anche un laureato in medicina ha difficoltà a prendere lavoro, è difficile, soprattutto nel mondo della musica è ancora più difficile. Quindi la difficoltà c'è, non è facile essere, prima di tutto vincere un titolo del genere, ma soprattutto portarlo avanti dopo. Effettivamente sì, cioè restare anche sempre un po' a livelli alti è difficile. Continuare. Quindi migliorarsi sì, però se arriva a un certo punto che anche restare a quei livelli alti è un po' difficile. Continuare a migliorare. Bisogna sempre lavorare, ecco, sì. Questo è impegnarsi professionalmente e mai dire sono arrivato. E con questo rispondo pure ai commenti negativi che ci sono sul video di YouTube. Sì, effettivamente. Il campione mondiale è questo, è una persona che vince quel titolo in quella competizione mondiale, però attenzione, non significa essere arrivati, significa cominciare da lì. Perfetto, allora cogliamo l'occasione questa sera, se ci fai magari un brano per noi di YouTube, Enzo Caselli. Come no? Registriamo subito un brano che lo metteremo in onda. Facciamo quello là del video, dai. E speriamo che possa avere la stessa fortuna di un altro milione di visualizzazioni YouTube. Facciamo due, dai, 2 milioni. 2 milioni questa volta. Va bene, un grazie a Alessandro Gaudio che mi ha fatto raggiungere il milione solo col suo video e anche con diciamo, la sua capacità, la sua professionalità. Un grazie anche perché di nuovo su questa location di Buonvicino per la ricorrenza dei festeggiamenti di San Ciriaco Abate. Che dire di più? Alla prossima. Grazie a te e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti.